Fontanelle, Giorgio Luparello ha sparato con un fucile calibro 16, detenuto illegalmente. Il ferimento della figlia. Lunedì l'ispezione cadaverica. Nella casa d'Agrigento dove il marito ha ucciso la moglie e poi si è suicidato, proseguono le ricerche di reperti e indizi utili a ricostruire quanto accaduto. Nel frattempo l'arma che ha imbracciato Giorgio Luparello, eccola tra le mani di un agente appena fuori il civico 1 di via Alessio Di Giovanni a Fontanelle, è stata radiografata e con esattezza si tratta di un fucile doppietta calibro 16 che non sarebbe da caccia. L'arnese sarebbe stato detenuto illegalmente da Giorgio Luparello. Nessuno in famiglia ne ha mai denunciato il possesso e si ipotizza che Luparello si sia procurato l'arma al mercato nero e che forse avrebbe premeditato il delitto. L'uomo ha caricato il fucile a pallettoni e poi, infuocato dall'ennesimo scontro con Patrizia Moscato, ha sparato i colpi mortali. Uno, forse due, contro la moglie, scoperta cadavere nella sala da pranzo, trafitta sotto l'ascella sinistra. E poi ha premuto il grilletto verso se stesso, sparandosi una fucilata al petto, nella camera da letto. La figlia di 17 anni di età, la più piccola dei quattro figli della coppia, tre femmine e un maschio, è l'unica testimone della lite e forse lei, la ragazza, sarebbe stata in colluttazione con il padre per difendere la madre durante gli attimi concitati del diverbio, poi culminato nella sparatoria. La ragazza ha subito una ferita da taglio al volto, forse perché il padre le ha lanciato addosso il primo oggetto, forse un coltello da cucina sulla tavola che gli è capitato a tiro. Ed è stata lei, la ragazza, ancora sotto shock, a lanciare l'allarme. Poi in ospedale a San Giovanni di Dio i medici le hanno diagnosticato ecchimosi in varie parti del corpo e le hanno cucito alcuni punti di sutura. Nel frattempo si accredita sempre più il movente che a scatenare la furia sanguinaria di Giorgio Luparello sia stato il naufragio del matrimonio. Lui, dopo 35 anni, non si sarebbe rassegnato e i numerosi tentativi di riconciliazione si sarebbero rivelati inutili, degenerando spesso in litigi. Tra Giorgio e Patrizia vi sarebbero state anche delle separazioni e poi ancora insieme sotto lo stesso tetto qui al quarto piano della palazzina per riprovare. Lunedì prossimo probabilmente sarà compiuta l'ispezione cadaverica. Allora,